Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. Nello scorso episodio il commento che ho ricevuto più like è stato quello di Barbie, che mi chiede: per il prossimo episodio potresti far passare di età Sofia, far trasferire Tommy a casa di Emily e far fidanzare Emma e Leonardo e far rimanere Emily incinta da ragazza? Spero lo farai, un bacione. Come dicevo, sono veramente tantissime cose. In realtà è una cosa che siete molto usuali fare nei commenti, nelle richieste, è quella di scegliere tantissime cose da fare nel prossimo episodio. Però se io dovessi fare tutte queste cose la storia andrebbe avanti veramente troppo veloce, quindi ho deciso di far trasferire Tommy a casa di Emily e Sofia invece non la facciamo passare subito di età, perché con lei abbiamo giocato veramente poco. Ed eccoci qua, è lunedì, sono le 2 del pomeriggio. Un'altra cosa che voglio fare in questo episodio è quello di far acquistare il negozio ristorante a Jessica. Vediamo se prende il telefono, intanto tutti gli altri sono a scuola e la piccola Sofia sta scendendo le scale, eccola qua. Ho giocato un po' con loro e infatti le abilità di Sofia sono aumentate un po'. Abbiamo comunicazione 2, immaginazione 2, movimento 4, pensiero 2, vasino 2. Facciamola correre qui, che così aumenta un po' il movimento. Corri qui, eccola qua che sta andando. Suona il telefono a Tommy, telefonata in arrivo, il preside sta chiamando, rispondi. Ok, Tommy dov'è? Eccolo qua, è molto teso. Dio, cos'è successo? Tommaso è tornato a casa dalla scuola, non serve che liberi spazio sullo sportello del frigorifero, il suo rendimento è soddisfacente ma non di più. Ok, il preside mi ha chiamato per segnalare che il mio rendimento scolastico è piuttosto vacillante. Se non sarò prudente, potrò subire la bocciatura. Mi è stato detto di concentrarmi sui miei obiettivi scolastici, di restare di buon umore a scuola e di essere sempre puntuale. Povero Tommy, ma questo cos'è? Cerca palle di vetro con neve. Vediamo. Vediamo se trova qualcosa di interessante. Poi ha bisogno di mangiare, sì. Ok, vai a casa, dai. Vai a casa. Intanto andiamo da Jessica. Oddio, si sente male anche lei. Sono sempre tutti ammalati. Sta guardando la TV. Oggi lei lavora. E sì, ma però è a casa, quindi forse l'abbiamo fatto prendere un giorno di ferie. Invia un sms flirtante a, ovviamente, Mark. Ok, e poi vediamo cosa può fare con il suo lavoro. Racconta barzellette ai follower o fare il troll in forum. Ok, fai uno scherzo telefonico, quindi mandiamola al computer. Altre scelte, internet, allora rispondi alla posta. E poi abbiamo detto altre scelte, internet, e no, gioco una partita, social network, scusate un po' che non lo facevo, non mi ricordavo più, social network, e facciamo, racconta barzellette ai follower. Il festival distrarsi disastri è in città, clicca su una delle insegne dinamiche in giro per la città per saperne di più. Mostra informazioni sul festival. Dai, andiamoci, visto che non ci siamo mai stati. O meglio, io ci sono già stata, però non in un episodio. Festival distrarsi e disastri. Dalle 17 alle 23 di lunedì, quindi è appena iniziato. Scegli dove schierarti. Sei una creatura malizia o comica? Scegli dove schierarti, concedendoti il tè chiaro o quello scuro, che vincano i migliori. Illumina il cielo, acquista dei fuochi d'artificio unici al chiosco, dei prodotti promozionali del festival, voodoo diabolico e esibizione di cabaret. Raggiungi il festival, direi di sì. Andiamo, e andiamo con tutta la famiglia: Emma, Sofia, Tommaso e Mark. Vediamo se possiamo invitare anche Emily. Sì, Emily, Tommy, Mark. Vediamo se può venire anche Marco. Poi facciamo venire Sofia e riesce a venire anche Derek
E a questo punto Giorgia, no, Giorgia non può, niente. Quindi togliamo Derek e andiamo con loro. Ed eccoci arrivati. La sfida tra i burloni e i mattacchioni è iniziata. Inizia bevendo il tè scuro, quello chiaro, per schierarti. Allora, facciamolo fare a Mark, che è a disagio, perché ha bisogno di divertirsi. Vediamo se... Compra prodotti agricoli, no? Eccolo qua, unisciti ai mattacchioni, facciamo unire anche Tommy, unisciti ai mattacchioni. È arrivato un messaggio, andiamo ad accendere dei fuochi d'artificio al festival, ci siamo già, quindi nulla. Eccolo che sta andando, vediamo. Poi facciamo, portiamo tutti qui e vai qui insieme. Unisciti ai mattacchioni anche tu, Jessica. Ok. Tommaso fa parte dei mattacchioni. Esegui interazioni comiche per far ottenere punti alla tua squadra. Ok. Allora, Tommy. Presentazione amichevole. Oddio, perché sta piangendo? Emma. No, Emma, cosa c'è? Fai del sarcasmo sul voodoo. Emma, che cos'ha? È molto triste. Che succede? È il momento di vestirsi di nero. Triste perché sono triste. Non capiresti? Nessuno capirebbe. Ok, dai, divertiti un po' con Sofia. Amichevole, facciamo... Gioca e poi accoccolati. Poi che altro possiamo fare? Versa tè chiaro, vediamo. Intanto Sofia è qui sola, poverino. No, poverina. Emma, dai, gioca un po' con Sofia. Brava. Brava, brava. E poi facciamo altre scelte amichevole. Racconta una storia di gruppo. Racconta una storia. Ok, intanto loro giocano così si divertono un po'. Lui è molto a disagio perché ha bisogno di andare in bagno. Sì, ok, non c'è un bagno da queste parti, scusate. Non c'è un bagno? Possibile, usa il bagno, vai. Anche tu, Jessica, usa il bagno. C'è Emma che è tristissima, veramente molto triste. Divertiti un po', vieni qua a chiacchierare. Presentazione amichevole, dove vai? Vieni qua, poverina. Eccola là che sta andando. E lei invece chi è? Fai un po' di conoscenze. Presentazione amichevole. Con questa, vediamo se riusciamo a farvela vedere. Dai, fai un po' di conoscenza. Bene. Presentazione amichevole, ok. Altre scelte, lamentati dei problemi, no. Altre scelte amichevole. Chiedi un consiglio, vediamo. Poverina, dai, sfogati un po'. Altre scelte amichevole, facciamo. Chiedi della carriera. E poi qua cosa possiamo fare? Metti nell'inventario. Suona per strada con la chitarra. Bisogna avere una chitarra. Emma ha appurato che che è disoccupata. Ok, va bene. Intanto Tommy dov'è finito? Ok, lui qua che sta mangiando. Bene. Ok, molto molto bene. E tutti gli altri dove sono invece? Abbiamo Mark qui. Ok. Magari Mark vieni a comprare qualcosa. Compra prodotti agricoli. Contratta. Compra prodotti agricoli. Vediamo, intanto sta chiacchierando. Comunque in questa puntata mi piacerebbe anche fargli acquistare il bar che vi ho mostrato l'altra volta. Intanto cosa facciamo comprare a Mark? Un fungo, una fragola, una cipolla, una ciliegia, una patata. Prendiamo un paio di ciliegie. Ok, bene, sono le 20:56, quindi a questo punto direi Tommy, vai a casa di Emily, quindi viaggia da solo.
magari andiamo soltanto con Emily, visto che è ora di, insomma, è sera, mandiamoli nell'appartamento, addirittura nell'appartamento di Emily. Ed eccoci qua, sono arrivati. Io direi subito, è un po' stanco Tommy, quindi fai una cosa, fai un pisolino. Ok, vai. Che è cotto. E poi vediamo se fanno un po' di fichi fichi, visto che per ora si sono scambiati soltanto un po' di baci. Facciamolo dormire un attimino e poi lo facciamo addirittura trasferire qui. Dai, basta, pisolino finito, vieni qui. Poi cos'altro possiamo fare? Giocherella. Alzati Tommy, vieni qui. Bravo. Bene, che carini. E poi facciamo altre scelte. Romantico, bacia, tenta di sedurre, scappatella. Vediamo. Ok. Rivolge uno sguardo folle. E poi altre scelte. Stanno andando a fare una scappatella. Sì, che bello. Ok. Yeah. Ok. Molto bene Tommy, vediamo qua poi cosa deve fare. Allenati per un totale di 8 ore e allenati in una palestra. Una cosa che non guardo molto spesso è questa, però d'ora in poi cerco di guardare. Voilà, addirittura i fuochi d'artificio. Comunque cerco di guardare anche queste, insomma, le loro aspirazioni. Che è successo? Hai bisogno di dormire, ma non puoi dormire qui. Reclama. Boh, così, vediamo. E poi solletica senza pietà, sussurra smancerie. Ma che dolce. Vieni qua. E altre scelte. No, cos'era? Racconto il Marzelletta per flirtare. No, e romantico. Vediamo cosa abbiamo. Coccolati, bacia sul collo. Altre scelte. Manda un bacio. Guarda nel profondo degli occhi. Chiedi un massaggio. Chiedi un massaggio, vediamo. Poi sono... è ora di andare a casa Tommy perché è tardi. Ma puoi farti una doccia qua da lei? Fai una doccia veloce, fai una doccia calda e sensuale meglio. Dai, vai un attimo. E poi e poi ti faccio addirittura quasi quasi trasferire qui. Ok, intanto lui va a farsi la doccia. Emily comunque veramente bellissima. E poi un'altra cosa che mi è stato chiesto nel commento che ha ricevuto più like è quello di far mettere incinta Emily. Visto che è un'adolescente, devo scaricare una mod e questo magari lo facciamo nel prossimo video. Pollice in su se volete che Emily resti incinta. Intanto abbiamo Tommy che sta facendo la doccia, eccolo qua. E canticchia anche, insomma, fischietta sotto la doccia. Poi Tommy, vieni qua, vediamo se puoi dormire. Dormi. Lo so che sei stanco, vediamo. Sì, mi sa che va, sì, ci va, perfetto. E intanto c'è Emily che sta leggendo qualcosa. Visto che è notte, Tommy sta dormendo, lo faccio trasferire in questo appartamento, così dopo riesco a giocare anche con Emily. Quindi direi di trasferire, trasferisci dei sim e di trasferire Tommy nell'appartamento di Emily. Ok, perfetto, ecco qua, ecco fatto. E adesso dovrebbe esserci anche Tommy, esatto, eccolo qui. Ed eccola qua, abbiamo Emily che sta cucinando, ma lascia perdere. Ah no, hai fame però. Vabbè dai, vieni qua a dormire, volevo solo vedere se dormivano tranquillamente nello stesso letto, ma mi sa proprio di sì. Perfetto.
Ottimo. Facciamo passare tutta la notte e poi passo al controllo di Jessica, perché sono curiosa di vedere insomma come gestisce questo bar che ho creato proprio per lei. Poi mi sa che non funziona il gas, quindi cambiamolo. E poi facciamo, riprendi formaggio grigliato. E intanto Tommy se la sta spassando, sta ancora dormendo. Ma non hai dormito abbastanza? Esatto, basta. Vai a fare magari un po' di jogging. Jogging energetico. Intanto che Tommy fa un po' di jogging, lei prepara da mangiare, da brava donna. Emily andrà a scuola fra circa un'ora. Ok, vediamo se Tommy... Allora, vai qui, vieni a casa, così fanno colazione e poi vanno a scuola. Eccolo qua. No, vabbè, ma se l'ho preparato da sola, soltanto per lei. Tommy, mi sa che devi prepararti qualcosa da solo. E apri, vediamo cosa c'è. Una acqua, un bicchiere d'acqua e poi abbiamo crocchette di pollo. Sono scadenti però. Fai colazione e uova strapazzate con pancetta. Dai, vai Tommy, che fra poco devi anche andare a scuola, ma hai bisogno di mangiare. Bene. Complimentati per l'aspetto. Intanto Emily, vieni qua, siediti. Non ho mai visto cucinare Tommy. Vediamo la sua abilità in cucina quant'è. Cucina 1, esatto, perché non cucinava mai a casa, ma cucinava sempre soltanto Jessica e Mark. Buffo, perché c'è bisogno anche di divertimento. Racconta una barzelletta sui vecchi tempi. C'è Tommy che ha avuto un giramento di testa, quindi ordiniamo la medicina per sicurezza. Ok. E poi vediamo se può già prenderla. Eccola qui. E prendi la medicina. Oddio, deve andare a scuola. Oh mio Dio, non puoi arrivare in ritardo. Vai a scuola, veloce. Vai, 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 che sei in ritardo, come sempre. E non ha nemmeno fatto i compiti. Molto bene. Dai, prendi la medicina. Perfetto. Bene. Tommaso ha preso la medicina e lottato con successo contro il raffreddore. Perfetto. E sta andando a scuola. Esatto, adesso si trova a scuola, quindi passiamo al controllo di Jessica. Ed eccoci qua, abbiamo Mark a casa da lavoro, sì, così come Jessica. Quindi direi Jessica, compra il negozio perché non ho l'espansione, mangiamo fuori, quindi non posso comprare un ristorante. Compra un negozio. E avevo selezionato, avevo costruito questa caffetteria che adesso l'ho trasformata appunto in un negozio. Ammobiliato direi di sì, però così non abbiamo più cash, quindi facciamo una cosa, regaliamo un po' di soldi a questa famiglia. Ok, e facciamo ammobiliato. Trasferisci fondi alla tua attività. Fondi dell'unità familiare 4.986. Trasferisci, mettiamo 1.000. Conferma il trasferimento. Ok. È una caffetteria dove però non potremo cucinare in quanto non è un ristorante, quindi io direi di mettere in vendita. Vediamo un po', imposta in vendita, contrassegna l'articolo per la vendita, i clienti guarderanno e compreranno solo gli articoli in vendita.
Sono andata a modificare leggermente il negozio, visto che prima era più pensato per essere un ristorante, e ho messo questi scaffali dove sono andata a mettere alcuni oggetti che ho preso dalla modalità costruisci da mettere in vendita. Sono rimasta un po' sul tema cucina, quindi utensili da cucina come ad esempio la macchina per fare il tè o comunque per scaldare l'acqua. La macchina del caffè, un'altra macchina del caffè, un cuscino così decorativo, dei cucchiai, dei mestoli di legno, dei guanti, insomma delle pentole e anche dei piatti decorativi. E poi l'aspirapolvere. Ho messo quello che sono riuscita a mettere perché i fondi sono finiti e adesso bisogna semplicemente andare a mettere in vendita gli articoli, quindi in vendita, in vendita, in vendita, in vendita, in vendita, tutto in vendita, e poi con calma andrò a sistemare meglio il negozio, appunto perché prima era più ispirato a un ristorante. Magari scaricherò anche quell'espansione. In vendita e in vendita, poi vediamo qua se può mettere in vendita. Sì, ok, mettiamo tutto in vendita questi, vai, mettiamo lì qualcosa da mangiare. Qua no, questo avevamo detto di sì, però vabbè, qua non mi sembra il caso di mettere in vendita il sale e il pepe. E ok, dai, abbiamo messo in vendita tutto quello che potevamo mettere. Ok, quindi a questo punto, finanze precedenti, ricarico, adesso non abbiamo, abbiamo soltanto 234 simoleon e abbiamo 0 articoli venduti, ovviamente perché ancora non abbiamo aperto. Facciamo un ricarico del 50%, azzardiamo la metà, sì dai, proviamo un ricarico del 50%, questa è la cassa, imposta i prezzi del negozio, cioè esorbitante, ok, caro, ricarico del 50%, ricarico del 15% quando ci sono i saldi, normale ricarico del 25%, dai, magari partiamo con un ricarico normale del 25%, ok. E poi che altro possiamo fare? Trasferisci i fondi, gestisci i dipendenti, apri il negozio, divise per i dipendenti. Al momento non assumiamo nessuno e quindi direi disattiva o attiva l'indicazione in vendita. Ok, così sono in vendita, quindi disattiviamoli in questo modo e direi apri il negozio. Vediamo se arriva qualcuno. Intanto tu vai qui, siamo aperti. Ok, non c'è nessuno, dai che forse arriva qualcuno. Poi la parte esterna dedicata ai bambini, quella l'ho lasciata. Sarebbe carino magari mettere anche qui all'esterno qualche... Saluta il cliente, ok, si può salutare anche da qua. Ok, questo invece no. Stavo dicendo, sarebbe molto carino anche andare a mettere qualcosa in vendita qua all'aperto. Comunque, vediamo un po', saluta il cliente, ok, salutato tutti, sì, loro sì, c'è qualcun altro qui, saluta il cliente, dai che stanno arrivando un po' di persone, molto bene, saluta il cliente, in negozio non c'è nessuno, stanno arrivando tutti adesso, saluta il cliente, cosa possiamo fare? E discuti le preferenze di acquisto, ok, facciamolo anche con gli altri, discuti le preferenze di acquisto e discuti, saluta il cliente, saluta il cliente, ok, rispondi alle domande, lui inizia a fare qualche domanda, bene. Rispondi alle domande e c'era anche chiedi della fascia di prezzo. Lei è appena arrivata? No, chiedi della fascia di prezzo, vediamo un po'. È da sola e ha un sacco di gente. Però dovete venire qua, vediamo se vengono. Vai qui, no. Chiacchiera qui però magari, proviamo, chiacchiera qui. Bravi, andate tutti. Bene, sta solo dando un'occhiata,
Il cliente si limita a guardarsi intorno in formula sulla tua merce per interessarlo all'acquisto. Ok, discuti le preferenze di acquisto, vediamo. Perché ti siedi? No, non sederti, cioè stai vendendo, cosa fai? Rispondi alle domande. Vediamo se qualcuno è intenzionato ad acquistare, portiamoli tutti dentro comunque, chiacchiera qui. Andate dentro, ok, lui inizia a essere interessato. E chiedi della fascia di prezzo, vediamo. Vediamo un po'. Chiedi della fascia di prezzo. Bene, lui è interessato, sì. Altre scelte, negozio. E rispondi alle domande, dai dai. Vediamo se ci comprano qualcosa. Anche perché per adesso abbiamo incassato zero e siamo aperti già da un po'. Aperto da 3 ore. Lui inizia a convincersi perché la barra è quasi totalmente blu. Chi è che sta cantando adesso? Altre scelte, negozio, rispondi alle domande. Che scelta, che convenienza, sono impaziente di comprare, quando avrai modo di servirmi. Evviva il primo cliente, quindi andiamo subito, servi il cliente. Vediamo un po', intanto stiamo prendendo punti extra che servono extra dell'attività. Ah ok, per prendere qualcosa di più interessante, come il cartello, il primo simoleon. Ah ok, perfetto. Dai, vai vai da lui che vuole acquistare qualcosa. Poi facciamo altre scelte per lei, negozio, discuti le preferenze. Ok, ci siamo. Mi sa di sì, chiedi della fascia di prezzo. Comunque bisogna assumere qualcuno perché da sola fa un po' fatica. Appena acquistato un piatto decorativo da collezione per 125 simoleon. Bene, grazie mille. Vediamo se qua c'è qualcuno interessato. Proviamo a chiedere a lei. Rispondi alle domande, sì, vai. E portiamo qui Emma che ci dà anche una mano. Porta qui Emma. Perfetto, vediamo se Emma può far qualcosa. Saluta il cliente, sì. Anche Emma sta imparando a vendere. Dai, vediamo se riusciamo a concludere almeno un'altra vendita. Lei qua ha bisogno. Rispondi alle domande. Abbiamo preso già 130 punti extra. Lei è quasi sicura dell'acquisto. Vediamo, discuti le preferenze. Dai dai che non manca poi molto. Altre scelte, negozio. Rispondi alle domande. Poi c'è un'altra persona che ha bisogno, lui, quindi servi il cliente. E poi chiudiamo il negozio perché è aperto da 7 ore. Vediamo un po'. Allora, cosa abbiamo venduto? Per 2 simoleon, cioè che cosa ha acquistato? E per 12 simoleon abbiamo venduto, e qui c'era la macchina per, insomma la caffettiera per fare l'acqua calda e poi qualcos'altro, forse una pentola. Ok, servi il cliente e poi chiudiamo. Lei cosa ha preso invece? Che scelta, che conveniente, sono impaziente di comprare, sì, 100 simoleon per la macchina del caffè, molto bene. Emma, vieni qui e poi chiudiamo perché servi il cliente. Ah no, Emma, vieni qua, dove sei andata? Facciamolo fare a Jessica che è stordita per la malattia. Ah ok, è ammalata, dopo le faccio prendere la medicina, anzi dopo chiudiamo l'episodio perché sennò diventa lunghissimo. Dai, vieni qua, serviamo gli ultimi clienti. Ah, però anche lui ha bisogno. Sa che abbiamo venduto tutto, servi il cliente. Sì, lei è decisamente ammalata, decisamente. Abbiamo venduto 4 articoli comunque, non male. Non si sente molto bene lei però, peccato. Quindi un'altra vendita è andata, concludiamo questa di Emma.
cosa prende? Perfetto, 56 simoleon. Ok, chiudiamo il negozio. Abbiamo venduto 6 pezzi per un totale di 420 simoleon e non dobbiamo pagare nessun dipendente perché al momento non abbiamo degli stipendi da pagare, quindi non male per essere il primo giorno. Sono contenta. Fatemi sapere se l'idea del negozietto vi può piacere da introdurre in questa serie. Detto questo, io spero che l'episodio, come sempre, vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!